Bentornati su Psicologia e benvenuti ad un nuovo video. Amore, relazione ma anche dipendenze affettive, sono questi i tre temi di cui andremo a parlare insieme allo psicologo, psicosessuologo e psicoterapeuta Michele Spaccarotella. Dottor Spaccarotella, ci si può ammalare di amore? Assolutamente sì. Purtroppo le relazioni possono sconfinare in amori tossici. Possiamo arrivare anche a parlare di una dipendenza affettiva quando il partner ci spegne, ci denigra, ci fa stare male. Ammalarsi d'amore vuol dire stare in una relazione dove l'amore non è presente. Perché dico questo? Perché la relazione presuppone due elementi fondamentali, la reciprocità e il rispetto. Quando due caratteristiche così importanti all'interno di un rapporto vengono a mancare, già siamo in una relazione disfunzionale, probabilmente. Quando poi tutta una serie di caratteristiche altre vengono a inserirsi nel rapporto, ovvero una scarsa propensione a comunicare le proprie emozioni, a non assumersi la responsabilità del rapporto, a tradire o a non rispettare l'altra persona, allora se continuiamo a stare in questo tipo di relazioni che non sono appaganti e non ci fanno stare bene, probabilmente stiamo vivendo un attaccamento disfunzionale al nostro partner. Sentirsi parte fondamentale di una relazione è comunque una cosa abbastanza positiva, diciamo. Ma quando si vuole salvarlo da qualcosa e provare piacere è un disequilibrio. Quindi ci può spiegare meglio la sindrome da croce rossina? Allora, quando parliamo di sindrome da croce rossina intendiamo una tipologia, spesso di donna, che cerca di soccorrere il partner, di aiutarlo a risolvere i suoi problemi. E più il partner si trova in una condizione di problematicità, più la donna in questo senso cerca di riparare quello che è il partner danneggiato. Parlo di donna ovviamente non per uno stereotipo, ma perché, come ben sappiamo, la dipendenza affettiva è una dipendenza comportamentale a forte tinte femminili. Ovviamente la dipendenza affettiva può essere presente anche negli uomini e nelle relazioni omosessuali, ma sono meno affrontate da un punto di vista di letteratura scientifica. Croce rossina molto spesso viene associata a Wendy, che nella favola di Peter Pan rappresenta quella donna accudente, protettiva, che soccorre il partner e cerca di gratificarlo in tutti i modi a discapito dei propri bisogni. Quando ci troviamo in questa situazione, quindi quando sappiamo che stiamo soccorrendo un partner, allora dobbiamo chiederci perché lo stiamo facendo e se questo non nasconde in realtà un bisogno di non guardare dentro se stessi, quindi fondersi con l'altro, scomparire dentro l'altro per in realtà non guardare ai propri problemi. Nella quotidianità ci saprebbe dare tre ingredienti per affrontare le dipendenze affettive? Allora, il primo passo, che può sembrare banale, ma in realtà non lo è riconoscere di trovarsi in una storia disfunzionale. Cioè accorgersi che stiamo vivendo un amore tossico, un amore che ci sta spegnendo, che ci sta facendo stare molto male. Questo perché avviene molto spesso? Perché c'è l'elemento culturale che ci viene trasmesso, anche ad esempio dalle favole, che amare equivale a soffrire. La sofferenza diventa la cartina tornasole dell'amore e più si soffre più si ama. Questo stereotipo va assolutamente combattuto perché le relazioni sane sono quelle, come dicevamo prima, nelle quali c'è rispetto e reciprocità. Il primo passo quindi è la consapevolezza. Il secondo passo è quello di interrompere gli schemi disfunzionali dell'altro, perché molto spesso ci troviamo all'interno di queste storie dove l'altro ci utilizza, ci manipola. Non a caso si parla di una coppia composta da una croce rossina e un narcisista patologico o perverso. Interrompere gli schemi del narcisista diventa difficile ma fondamentale per uscirne. Il terzo passo è quello di interrompere i contatti col narcisista.
Quindi evitare di sentirsi tramite WhatsApp, di guardare le storie su Instagram, di rimanere amici su Facebook. Perché? Perché il narcisista tornerà ad insistere, tornerà a voler sentire il controllo sul partner, e il riuscire a salvarsi da questa situazione presuppone farcela da soli, perché il partner disfunzionale non ci lascerà mai liberi. Bisogna salvarsi da soli, bisogna assumersi la responsabilità di interrompere la relazione tossica, perché ci aspetta in futuro una relazione serena, viva e appagante come ognuno di noi merita. Anche questo video è finito, spero che l'abbiate trovato interessante ma soprattutto utile, perché ognuno di noi deve vivere una relazione sana, non abbassare la testa come gli struzzi, ma è diritto di ognuno di noi. Ringrazio il dottor Spaccarotella per aver preso parte al video. Grazie a te Daniele, grazie a tutti i colleghi e le persone che seguono sull'orlo della psicologia. Fino al prossimo video.